Allora, questa sala prima era una sala che io facevo sedere delle persone, adesso è diventata una sala per la scuola. Per il Covid, io facevo sedere 30 persone. Quello è il Covid, questa qua è l'ultima che avevo. Mi è arrivata il 29 agosto, l'ho percepita tramite a mezzo mail e mi hanno dato una proroga, come vedete, al 5 settembre la devo pagare. Però, man mano, queste erano le precedenti, 2199. Quindi questa che mese è? Giugno. Allora, giugno 2199 euro. Maggio. Quant'è? Quasi 4.000 euro. Quasi 4.000 euro. E man mano noi scegliamo il 2000, 2002, 2003. Però questa è stata una batosta. Questa qual è? Questa qua è giugno, luglio, allora, luglio, giugno, questo è maggio. Questo è aprile. Quant'è? 2000. 2000 euro. 2000. Okay. 1850, man mano con questo avvento che è successo non si è capito nulla. Allora, io sono qua con Sasà perché voglio spiegare una cosa di quanti mi fa molto piacere che Salvatore Sasà abbia messo a disposizione la sua attività per far vedere quello che sta succedendo. Lo stato delle bollette lo conosciamo, cioè si è passato da bollette che andavano da meno di 1000 euro, adesso sono arrivate a 3560 euro. Ed è una situazione insostenibile. Ciò che stiamo proponendo sia nell'ambito del governo e sia nell'ambito del nuovo Parlamento è che si faccia un decreto taglia bollette che consente da qui a dicembre di pagare l'80% di queste bollette, cioè di riportarle sostanzialmente quasi al prezzo precedente a quelle che erano i prezzi prima della crisi. Ovviamente non basta perché ci sono tanti altri problemi, però in attesa di raggiungere l'obiettivo del tetto massimo al prezzo del gas in Europa, che è una negoziazione complicata ai tavoli europei, ma che si deve ottenere perché stiamo a 270 euro a megawattora, stavamo a 40 euro a megawattora prima della crisi, in attesa di questo, da qui alla fine dell'anno lo Stato deve intervenire. Dice che costa 13 miliardi, ma con tutti i miliardi che andiamo a perdere di tasse e contributi se un'attività come questa e tante altre chiudono, sostanzialmente l'investimento che facciamo è ben al di sotto di quello che dovremmo fare per salvare le risorse. Signor Ministro, io Luigi ho paura perché dico questa è quella di luglio, è quella di agosto che arriverà, mi stanno tagliando le gambe, ho paura per il prosieguo andare a ottobre, novembre. A te agosto non è arrivata ancora. A me ancora deve arrivare, infatti la faccio percepire quella di agosto. Io ho tante famiglie, ho tanti ragazzi, hanno figli. E stanno tutti nella stessa situazione, che i tuoi colleghi qui che mi hanno fermato. No, il mio colleghi che aveva 200 euro adesso a 500 euro, se c'è. Ma io non voglio essere, perché io sono trattoria Sant'Anna e voglio parlare di me. Secondo me ci sono tanti, tanti altri locali. Oggi io sono un portavoce, così mi avete preso come esempio, ma tanti altri locali che hanno gli stessi problemi. Allora, questo voglio dire, noi abbiamo delle famiglie, io ho passato 2-3 giorni di subbuglio, non ragionavo, dicevo, ma come si arriva a pagare? Come faccio a lasciare? Non lascerò mai i ragazzi in mezzo alla strada, perché li ho tirati dalla strada, ognuno di noi viene da un quartiere un po' degradato di Napoli, però ci siamo messi in gioco, siamo da quasi 5 anni. E però questo mi fa talmente paura che io... Poi queste bollette così care, come fai a affrontare il dilazionamento? Io ho chiesto il dilazionamento, non me l'hanno voluto fare perché sono a 5 giorni di scadenza. Okay. Sono andato. Non fanno la radenza. Però io ho paura pure di dilazionare. Vi spiego, ma se dilazionavi è quello che mi arriverà, si accavallerà. Perché... E poi, allora gli dico, quello che ho fatto ad agosto, lo metto in mezzo e faccio così. Oltretutto noi abbiamo, tranne questo, noi come ristoranti ci abbiamo. Gli addetti che sono la polizia municipale, la guardia di finanza, tutte le autorità competenti che ci vengono a controllare. Allora, un minimo di sostegno, io voglio un minimo di aiuto, ma non solo io, tutti i ristoranti le trattorie, i ristoranti di Napoli, d'Italia, aiutateci. Questo, voi siete i nostri portavoce, voi siete la voce del popolo, aiutateci voi, questo voglio dire, a tutti quanti, aiutateci, perché sennò andiamo veramente... Non c'è più tempo, non lo so, inventiamoci qualcosa. Il nostro paese, noi siamo un grande paese, noi non abbiamo bisogno di nessuno, ma tutto rispetto al presidente dell'America, ma noi non abbiamo bisogno di nessuno, siamo una potenzialità, lui. Ma poi abbiamo ci inventiamo. Abbiamo la possibilità di intervenire, lo dobbiamo. Aiutateci in questo. Lei ha dato modo che al popolo l'ha aiutato tantissimo e mi creda.
il reddito di cittadinanza, lei l'ha aiutato tantissimo, aiutato, cioè noi non vogliamo, le paghiamo le tasse, l'occupazione sul ma ti arriva ancora un gas, qua non c'è qui gas. Non c'è la bolletta del gas, assolutamente, solo l'energia elettrica. Mi hanno mandato una cosa di 532 euro, adesso devi arrivare, c'è, e c'è. Non tengo parole, non ho più parole per poter sostenere. Ma che è un decreto legge che dobbiamo fare, si interviene dicendo che le bollette elettriche delle imprese italiane vengono decurtate dell'80% del prezzo e i soldi ce li mette lo Stato. Quindi l'80% a carico dello Stato? Sì, l'80% delle bollette per le imprese, dalla più piccola barra attività come queste alle grandissime aziende. Interveniamo su tutti perché stiamo parlando del rischio che c'è di perdere posti di lavoro, di perdere tasse, incassi e contributi per lo Stato, perché se chiude un'azienda perdiamo l'incasso e poi dobbiamo pagare pure la cassa integrazione per le grandi e le medie. Quindi ciò che noi diciamo è, come impegno civico, si intervenga subito con un decreto, e questo decreto deve essere in grado di fare da ponte da qui alla fine dell'anno, in modo tale che poi nelle prossime settimane si possa vincere la battaglia al conto massimo del gas, che oggi vede ancora troppe ambiguità, troppe anche a livello europeo, troppe difficoltà, ma non possiamo chiedere a commercianti, imprenditori di aspettare con bollette del genere. Queste sono bollette, mi dispiace dirlo a Salvatore, ma quella di agosto è ancora peggio. Quella è quella che mi sta piazzando, cioè non ce la faccio, ti giuro su Dio, io ti sto parlando con il cuore, non ce la faccio. C'ho un bambino, loro hanno due figli, gli dai tre figli, ti giuro su Dio, io guarda qua che c'ho fuori, c'ho un paio di svegli e di frittature. Io non ho chiesto la pensione a 104. Mi sei messo a lavorare. Ma ci si affaticava perché io non sono un invalido, però così mi sento un invalido. E parlo a nome di tutti quanti. Voglio faticare, voglio lavorare, voglio stare bene. Ho creato questa sala, ti giuro, ospitavo 20, 25 persone, 30 persone in questa sala. L'ho fatto anti-Covid, faccio la sport, mi ha aiutato tanto la sport. Nel Covid non ho abbandonato nessuno. Qui tutti i ragazzi stanno lavorando, tutti i ragazzi con me, non mi ha abbandonato nessuno. No, non supererò, io sono un cavaliere della ristorazione, mi piace servire la gente, ma così non c'è mai più, arrivo psicologica, perché gli dico, mamma mia, papà questo, e che là da quando arriverà, e chi ci dica ai ragazzi, io che ci dico, e li pago a tutti quanti, voglio assumere i ragazzi, in questo quartiere che era degradato di Napoli, sono il cuore dei quartieri spagnoli, ho preso i ragazzi dalla strada, che qualcuno rubava, qualcuno che, ho detto vieni a fare la sport, e tu vieni a fare questo, vieni a fare quest'altro. Per un mensile, li ho tirati, credimi, noi ci li ho tirati giù e su. Io sono uno diplomato all'Istituto Alberghiero. Però basta, non ci ragiono più. Ministro, che impare i costi di questa guerra? I 13 miliardi si pagano e non abbiamo problemi come Stato, perché lo Stato, per effetto dell'inflazione, sta incassando di più dalle accise e dall'IVA. Quindi noi abbiamo più fondi nel bilancio dello Stato che dobbiamo usare per pagare le bollette agli italiani, in particolare alle imprese, perché noi lo stiamo chiedendo per le imprese per ora, perché se chiudono le imprese fallisce tutto. Io credo che in questa campagna elettorale chi sta parlando di altri temi rispetto alla priorità che c'è in questo momento, credo che stia parlando a vuoto, perché qui o risolviamo il problema dell'energia e lo dobbiamo risolvere temporaneamente e straordinariamente con un intervento dello Stato italiano, e contestualmente poi ai tavoli internazionali otteniamo quello che ci serve. Mi dispiace che non siano tutti d'accordo sul tetto massimo al prezzo del gas, non si è capito perché Salvini voglia favorire Putin dicendo che non vuole il tetto massimo al prezzo del gas, che è assurdo, perché vuol dire che tutti questi soldi che Salvatore sta pagando li stiamo dando sostanzialmente a Putin, e questa è una follia che dobbiamo bloccare a livello europeo col tetto, ma a livello nazionale dobbiamo usare tutti gli extra incassi dello Stato per aiutare le imprese. E allora, la peggiore campagna elettorale di sempre? Io non detto solo la peggiore, ma sicuramente immeritata per gli italiani. I partiti devono fare le campagne elettorali, nascono e muoiono nelle elezioni, crescono, decrescono, però il punto fondamentale è che l'avevamo detto, che questo governo cadendo avrebbe lasciato questo paese in una condizione per la quale nel peggior momento della crisi energetica internazionale non aveva i poteri come governo per affrontarla. Adesso dovremmo fare tutto quello che serve, però dal 26 settembre
il decreto taglia bollette deve essere una realtà assoluta, perché noi non possiamo perdere altre settimane per le imprese italiane a parlare di chissà che. E mi dispiace che oggi la destra italiana non ha un piano sul gas e rischia di portarci a sbattere, e anche gli interventi che stanno facendo sono troppo timidi. Noi dovremmo avere il coraggio di dire che se Putin alza i prezzi, perché lo fa giocando con i rubinetti, noi mettiamo un tetto e diciamo che oltre un prezzo non si va più. Grazie.